Grazie Presidente. Colleghi senatori, mi riallaccio a quanto già ribadito prima e quindi come Movimento 5 Stelle condanniamo qualsiasi tipo di attacco o minaccia, ma chiedo altrettanta solidarietà a quanto accaduto alla signora Marta Camposana e mi riferisco ai gravissimi e violenti fatti svoltisi in Valle di Susa il 19 luglio, che riguardano un'attivista di 33 anni, appunto Marta Camposana del Movimento No TAV. La donna ha dichiarato: da quando mi hanno fermata a quando mi hanno portata all'interno del cantiere sono stati 10 minuti di follia. Ho ricevuto una manganellata in faccia, mi hanno toccato nelle parti intime e mi hanno insultata. Ovviamente tale ricostruzione dei fatti necessita un approfondimento in sede giudiziaria che auspichiamo, ma ora siamo qui a ricostruire quello che è avvenuto dopo. Ebbene, leggiamo sbigottiti il tweet e le successive dichiarazioni di tono similare di un rappresentante delle istituzioni, il senatore Stefano Esposito, poi ripreso dai giornali, che afferma, riferendosi alla donna: parte da Pisa per andare a fare la guerra allo Stato, prende giustamente qualche manganellata e si inventa di essere molestata, tag bugia. Il senatore Esposito, senza la benché minima traccia di pudore o vergogna, dichiara apertamente non solo di ritenere giuste le manganellate che la donna riferisce di aver subito, ma si pronuncia come un giudice senza averne il titolo, dichiarando addirittura che la donna mente, inscenando una molestia inesistente. Questo ci porta alla memoria tutte quelle volte che le donne hanno subito violenza e non hanno ricevuto giustizia, perché degli uomini troppo vili per ammettere la loro stessa viltà addossavano alle donne ogni colpa, negando l'evidenza dei fatti. Vergogna. Come donne e cittadine ci sentiamo indignate e ci chiediamo come sia possibile giustificare e legittimare ogni forma di violenza e maltrattamento. Le parole di Esposito, di sostegno all'uso della violenza da parte di forze dell'ordine proprio contro una donna, risultano ancora più assurde e contraddittorie da parte di chi ieri sosteneva con il proprio voto la Convenzione di Istanbul. Il senatore Esposito rappresenta con le sue parole la concretizzazione dinanzi ai nostri occhi e a quelli dei cittadini della manifestazione più insidiosa della violenza, intesa come fenomeno culturale, poiché in modo malcelato il messaggio che ci viene offerto è terribile nella sua viltà. Secondo Esposito, quindi, in presenza di un'opinione di dissonanza illegittima, una reazione violenta, ancor più se l'opinione proviene da una donna, allora la risposta deve essere muscolare e maschilista. A questo punto riteniamo necessario capire se a questo pensiero di istigazione alla violenza nei confronti di chi dissente, soprattutto nei confronti delle donne, è un pensiero individuale del senatore Esposito. Deve concludere. O se è condiviso da tutto il gruppo del PD al quale appartiene. Se, come auspico, il Partito Democratico non avvalla e accetta questo pensiero, riteniamo doveroso che inviti il proprio esponente a pubbliche scuse non solo alla donna vittima del maltrattamento, ma a tutte le donne che, come noi, si sono sentite offese e minacciate dalle sue affermazioni. Grazie. Senatrice.